Sai che voglio ora? Perché c'ho la telecamera, la registro dai computer, capivo. Allora, quindi ora che la camera mi funziona e che YouTube non mi taglia i video, non so che dire. Ti sembra bello? Allora, chiamiamo un ospite, Valerio, vieni qua. Dai, vieni a fare un filmino. C'è Valerio, un amico italiano che sta viaggiando in Sud America con una moto. Ora gli chiediamo anche una Ciao, moto. sono Valerio. Dov'è la tua moto, Valerio? La mia moto è in Argentina a farsi mantenere, che ha bisogno di mantenersi. Dovevi sapere che il Sud America porta sfortuna a tutti quanti, vengono ogni volta. Ho avuto problemi io, ho avuto problemi Daniele, ho avuto problemi la Miriam, ho avuto problemi Valerio, avete problemi voi, quindi qua. Senti, ma ti voglio fare una domanda. Io spedivo una moto in Italia per ripararla. Secondo te valeva la pena ripararla qua in Sud America? Farla riparare a dei meccanici sudamericani? Ma per l'esperienza mia, visto che la necessità era di cambiare una catena di distribuzione, che è, la necessità è sorta a gennaio, e al 15, quanto siamo oggi? Il 13 aprile. Al 13 aprile ancora la moto non è pronta, direi che forse se la spedivo in Italia e me la facevo rimandare la facevo prima, sì. Cosa ti aveva fatto quel meccanico? Ti aveva sbagliato a fare una cosa? Ha fatto una guarnizione a mano, si è dimenticato di fare un buchino per fare passare l'olio verso la testata, Che niente. è successo poi? Si è sputtanato tutto, si può dire sputtanato in A televisione. voglia. Oh, Ok, si è sputtanato tutto. a proposito di puttane, volevo parlare di tempi cileni tra uomini italiani e donne cilene. Dai, Marullo, facci un commento, dici qualcosa. Sulle donne cilene? Donne cilene e gli italiani maschi, perché sto lanciando dei messaggi ai miei elettori maschi che devono venire qui in Cile a fare piazza pulita. Pare che le donne cilene siano così, come vagamente attratte dal maschio italiano. Vagamente. Sì, tipo, oddio, un Che bello, vagamente. Vabbè, via ragazzi, dovete venire qui non per riparare le vostre moto, ma per riparare gli uteri delle cilene. Quindi venite numerosi. male. Ah, davvero, figa. Bisogna dire le bugie sui videoblog. Un saluto a Davide, a Maggioli. A Maggioli, è stato detto Firmino! Noi ci stiamo divertendo. Dovresti venire qua invece di lavori troppo, Davide. Capito? Lavora, non te l'ha visto mai? Lavora. Lavora seriamente convenzionalmente oppure è Sì, lì che sì. fa tipo un pezzo, lima un pezzo e poi no, lo va al computer. No, nessuno lavora, lima, lucida, Lavora fa. seriamente, Sì. veramente. Se siete interessati a dei pezzi, accessori speciali per la vostra moto fatti a mano, vi consiglio i prodotti da Vima, che sono appunto fatti da questo nostro amico insieme a Davide, che potete trovare su www.partireper.it/prodotti-davima. E lui fa prese 12 volti universali, ha un foro, paradenti, borsello parafango, camelback, soffietti neoprene, Paradenti. paradenti, sì, sembra tipo che pare manubrio di Ah, per gomma, fare no? paradenti con in bocca, non Sì. E gliel'avevo visto in alluminio, sì, no. poi fa. Che fa poi? Ah, borsa serbatoio, poi che fa? Un borso da parafango, hai detto. Parafango. Poi Madonna. paradenti, para. No, basta. Basta, poi, Basta. questo. Comunque, vedete che L'ho visto lavorare una persona serissima. e te ce l'hai i prodotti di Davide sulla tua moto? C'ho i soffietti para forcelli. Soffietti neoprene. Per cui questo videoblog di oggi è molto così, anche perché non c'è niente da di cui parlare, ci devo tornare al manuale, devo dire qualcosa per ispirazione, C'è salutare, puzza di ciao, ciao pesce. mamma, c'è puzza di pesce, perché Valerio cucinava 1 chilo di tonno ieri. La bacio. Bene. Ok, ciao a tutti, un bacio alle donne e un bacio agli uomini.